Buongiorno, bentornati in un nuovo video. Io sono Ile Books e lei è Elis. Non vi dico il suo nome su Instagram, alla fine del video ve lo scrivo perché tanto ogni volta ci sbagliamo. Allora, di una parola. Cosa devo dire? Non so, ciao! Ciao! Allora, oggi vi portiamo un video unboxing. C'ho questa luce sparata negli occhi, intanto mi spara flescia. 1, 2, 3, 4 pacchetti, pochi, però mi voglio portare avanti perché poi avrò meno tempo per degli impegni personali per fare i video, quindi questo lo sto registrando un po' in anticipo e apriamo i pacchetti che ci sono, così vediamo se sono collaborazioni o miei acquisti, ma credo un solo mio acquisto, due, perché poi ho smesso di fare acquisti perché non potevo più farne in questo periodo, quindi niente. Allora, il primo pacchetto che c'è nella pila, sì, abbiamo preso sia le forbici che il coltello, così siamo a posto. Il primo pacchetto, che è questo, mi è arrivato stamattina. In realtà gli altri ce li ho già da un po'. Tanto apro? Sì, perché se no ci mettiamo un secolo e mezzo. Non ho spazio praticamente. Non mi Oh, ma non ti uccide. No, uccido. il braccio mi serve, anche se è sinistro, fa un po' schifo, però mi serve comunque. Niente, io intanto vi racconto. Allora, questo vi stiamo facendo vedere che vi stiamo aprendo in questo momento perché l'avevamo promesso. Questo sicuramente è una collaborazione, non è un mio acquisto. Ma come faccio a non far No. vedere l'indirizzo? Aspetta. Ho anche una mezza idea di quale casa editrice potrebbe essere, ma mai dire mai, le sorprese mi piacciono, quindi non so. Allora, Non so. apriamo. Toh, Apriamo. chiudi gli No, occhi. non inizia con questa cosa di chiudi gli occhi, Dai! no. Non guardo. Non guardare. Guardo la telecamera. Oh, ecco, ok, io avevo un sentore che potesse essere questo. Ora ve ne parlo un attimo. Questo è un romanzo molto particolare. Si chiama Miss Stress e di Anita Dada. Come potete vedere, la copertina è particolare, perché appunto parla, come ve lo posso dire in parole molto, ovviamente questa è una collaborazione fandango, in parole molto povere, è un libro erotico, ma non erotico nel senso più banale del termine. È uno spaccato di vita di questa donna che, come posso dire, gioca con la sessualità. Mi fermo qui perché c'è una bambina a fianco a me, quindi comunque andate a leggere la trama. Ovviamente non è niente che non si possa leggere, nel senso. Molto interessante, io solitamente questi libri della Fandango con storie così particolari, così fuori dall'ordinario, tra virgolette, possiamo dire così, sono sempre scritte con penne delicate, mai volgari, e sinceramente mi piacciono tantissimo perché sono anche molto curiosa di cosa andrò a leggere. Quindi questa l'ho richiesta proprio io alla Fandango e a Riccardo. Quindi grazie, questo è l'ultimo arrivo proprio di stamattina. Tra l'altro tu inizia a. Qua ci sono tutte da tutte e due le parti indirizzo. Ok, tra l'altro è un libro anche molto piccino, sono, adesso dico le pagine. Non mi voglio usare il libro. 165, insomma si legge sicuramente non niente se l'argomento è interessante. Ok. Ok, questo non lo so, devo dire la verità, ma forse sono un po' troppo fuori dal video comunque. Allora, questo ve lo presento con enorme piacere. Elogio delle donne di Philippe Daverio. Elogio delle donne, per fortuna sono diverse dagli uomini. Già questo titolo mi avrebbe a prescindere colpita. Ma ho visto l'interno in vari post e Filippo Daverio è lui, e sapete, credo che lo conosciate, insomma, che lo conoscevate.
Quindi è un divulgatore d'arte, morto l'anno scorso. Stai fermo a non scoppiettare le pluriball. È morto l'anno scorso, nel 2020. Quindi un divulgatore d'arte e di storia, sia in televisione che appunto sulla carta stampata. È stato professore universitario, ha diretto la rivista Arte Dossier, una rivista bellissima. Insomma, una persona che sa quello che dice, senza dubbio. Ho voluto fortemente questo libro e ho fatto, giuro, ve lo giuro, il giro di quattro case editrici diverse per riuscire a capire, perché è uscito con Rizzoli. Ma fa parte in realtà di una collana particolare che in realtà è della Mondadori, sapete che sono nello stesso gruppo, e quindi ci ho voluto un po' per riuscire ad arrivare, però ne è valsa la pena. Allora, ovviamente è tutto completamente illustrato. E nel post che io ho visto seguendo le varie pagine delle case editrici, perché l'ho visto effettivamente dall'Instagram di Rizzoli, ho visto anche una foto, se non sbaglio, un'immagine, sei fermo, di Frida Kahlo, se non vado errata, e già solo quello anche mi ha, lo sapete, convinta. Ora, sinceramente non la trovo, però ci sono tantissime altre donne interessanti, davvero tanto interessanti. Magari me lo sono sognata, che ci fosse Frida Kahlo, perché ormai la vedo ovunque. Tutto può essere, perché non la vedo, però sono strafelice anche perché è uno degli argomenti che più mi interessano. Questo. Sono felicissima. Quindi diciamo che non è una vera e propria collaborazione, ma è un invio, un omaggio che mi è stato fatto dalle case editrici. Questo ve lo faccio vedere scartato perché in realtà all'unboxing scorso io e Lisa ci siamo rese conto che era arrivato poi un altro Eh pacco. sì. In quell'altro pacco non ve l'ho neanche tenuto da parte perché conteneva in realtà un libro di scuola per Lisa e preso sul libraccio per non pagare le spese di spedizione ho aggiunto pochi euro perché questo è venuto 6 euro. E ovviamente cosa vado ad aggiungere? Un libro su Frida Kahlo. Che tra l'altro questo titolo io l'ho visto nelle varie note bibliografiche delle sue bibliografie, appunto, di altri artisti che si sono anche ispirati, incentrati anche su qualcosa preso da qui. Non l'ho ancora letto, non ho avuto tempo, sto portando avanti le collaborazioni. Sono lettere. Lettere. Non so se sono di Frida verso qualcuno o lettere a Frida, lo scoprirò solo leggendolo. La copertina è super. Questo cuoricino è in rilievo, sembra un, non so, una cosina d'argento sembra. È Super, mamma super. mia, che termini. Da vecchia, Sì. è tanto il suo, ormai il suo must è questo. Apri questo, finiscila. Ti pesto, non ti faccio più partecipare ai No, miei nel video. senso che, vabbè. Anche questo era un termine da vecchia, giusto? No, ecco che ho capito, master. Ah, master, no, non era master. A noi piacciono i Metallica, se non si è capito. Era un puro riferimento ai Metallica e a Master of Puppets. Ce la posso fare? Allora. Altro pacchetto, anche questo è arrivato effettivamente un po' di tempo fa, ma non volevo fare l'unboxing per due libri, quindi ho aspettato. Non vi so dire poi in questi mesi in realtà quanti altri libri mi arriveranno, perché appunto sono concentrata in altre cose personali e non avrò tantissimo tempo di uccidere, tantissimo tempo di leggere, quindi ovviamente sto un attimino rallentando anche con le collaborazioni per non far aspettare. Anche questo sì, me lo aspettavo, ma lo avevo dimenticato. Stiamo parlando di Ninna Nanna delle Mosche, sempre della Fandango, che ripeto fa ottimi titoli, di Alessio Arena. Ora, anche questo ricordo di averlo chiesto, nel senso mi è stato proposto e ho accettato. Se mi doveste chiedere di cosa parla, io non lo ricordo, però
Un romanzo d'amore e rivoluzione che porterà i lettori ai confini del mondo. Ricordo che c'era una storia d'amore molto particolare, adesso non vorrei dire, ma credo anche, diciamo, omosessuale, come si evince dalla copertina, con altre storie incentrate sulla lontananza, non so, insomma. Veramente anche questo mi ha affascinata leggendo la trama, e la Fandango non mi delude mai, ma proprio mai, mai, mai. Non ho letto una volta un libro della Fandango che mi abbia delusa. Stai facendo un casino allucinante. Scusa, devo aprire i libri. Sai com'è? Secondo me dalla prossima volta conviene che non li apriamo, Però ma tagliamo tutte le varie cose, perché sennò non li veramente. apriamo, ma li apriamo. Non le apriamo, ma le apriamo, bravissima. Non le apriamo, ma le apriamo. Perché, soprattutto con questo coltello mi fai un po' terrore. Non alzare qua che c'è il mio No, 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 no. indirizzo. Giralo, ok. Allora, questo è di Librazzo, quindi presumo che sia l'ultimo acquisto che avevo fatto ad agosto addirittura, di Librazzo, che mi è No, ma arrivato. basta! Che mi è arrivato in ritardissimo perché ci dovevano essere 3 libri, sempre per il fatto di arrivare al totale per la spedizione gratuita. Ok, 2 libri su 3 erano pronti dopo pochi giorni. Il terzo libro, che mi ricordo, era un libro di Malzieu, quindi un libricino molto piccolo della Feltrinelli Economica di Malzieu, non era sempre in lavorazione o in corso, o nome, no, non in lavorazione, in corso. Gli ho mandato un'email dopo, ma dopo settimane che aspettavo, e finalmente si sono ricordati di dirmi: no, quel libro non c'è più, lo togliamo e quindi ti spediamo solo 2 libri. Ovviamente le spedizioni in questo caso sono gratuite quando loro ti tolgono dei libri, quindi non ti fanno pagare le spese di spedizione. Allora, anche questo era a un ottimo prezzo. È un libricino piccino piccino. Allora, dico la sincera verità, se l'avessi dovuto pagare a prezzo pieno, probabilmente avrei aspettato a comprarlo perché è veramente miserello. Però nella botte piccola c'è il bombino, dicono, quindi nel libro piccolo ci potrebbero essere. Oh, guarda che Mamma non l'ho mia! Lo inventato io, è un proverbio. so. Ah, comunque, adesso che lo vedo è ricco di immagini, bianco e nero, però è sempre molto interessante leggere qualcosa di Frida, quando puoi anche guardare le immagini. Per esempio, questo quadro io lo ricordo, Diego e Frida. Quadro o foto, adesso non ricordo. Questo è un quadro di Frida. Sì, insomma, interessante. Autoritratto in frammenti, quindi ci sta che sia così piccino. È leggermente rovinato, ma sapete che da Librazzo i libri sono usati, quindi non posso pretendere che mi arrivi in stra ottime condizioni. C'è un piccolo. Insomma, si vede che è stato letto. Che Ed è dà un po' fastidio. sì, ed è apprezzabile questo fatto. C'è anche qualcosa a colori. Questa è un'altra opera di Frida che conosco. Sì, ci sono anche 3 pagine a colori, e comunque mi sembra sempre una lettura super interessante. E vai, viva Frida, viva la vita. Non ridere, è una frase di Frida, cioè è il titolo di un'opera di Frida. E questo è il libro clou dell'ordine che avevo fatto ad agosto. È fatto così. Allora, qui abbiamo la trilogia della nebbia di Zaffon. Ha proprio rovinato Sì. apposta. Vabbè, qua credo che sia perché sia stato molto letto, perché boh, non lo so, sinceramente, se voi l'avete, ditemi un po' se qua. Io penso che perché sia stato molto toccato, perché queste cose si rovinano facilmente, come per esempio il libro di Circe della Miller. Leggendolo e stai fermo, tenendolo sempre in mano, si è rovinata tutta la copertina. Io l'ho anche prestato a una persona che me l'ha restituito mezzo distrutto, cioè la copertina, e poi per il resto no. Ridere, che ti vedo.
Ti vedono anche loro che stai ridendo. Allora, parliamo di questo che è importante. La trilogia della nebbia di Zaffon sarebbero i tre volumi che poi sono usciti in realtà singoli. Io ce li ho lassù. Ecco, voi lo vedete. Adesso io non riesco a indicarvelo. Aspetta, ce l'ho fatta col dito. Guarda, qua, qua. Io ho i volumi di Zaffon, ho tutti quanti i volumi di Dove? Zaffon. Su in alto a fianco a Twilight. Questi? Sì, proprio quelli che vai a toccare, quelli dovrebbero essere i volumi, diciamo, non uniti in un unico libro della trilogia della nebbia. Io li ho già letti, apprezzo tutto di Zaffon, qualsiasi cosa Zaffon abbia scritto, anche la lista della spesa, se la scrive, è modo di dire, nel senso. Sempre quello. Allora, questa è un'edizione illustrata con pagine finte invecchiate, come era uscito L'ombra del vento e tutta la tetralogia dell'ombra del vento, di cui io però purtroppo ho solo proprio L'ombra del vento, il primo volume fatto così in questa edizione Mondadori, che dovrebbe essere un Oscar Draghi, presumo, comunque sì, è un Oscar, un'edizione Oscar. È illustrata nel senso che ci sono poche illustrazioni come sì, Oscar Draghi, come appunto quello dell'Ombra del Vento, però sono edizioni da collezione per chi ama l'autore. Ora, se riesco a trovare qualche illustrazione, ve la faccio anche vedere. Ce n'è veramente poche, devo dire la verità, anche negli altri volumi. Però ecco, per esempio, una, ne ho trovata una, ve la faccio vedere in bianco e nero. Le pagine, vedi, sembrano tipo pagine di pergamena, sono anche leggermente annerite quassù. È un'edizione bellissima. La mia idea era, siccome non ho tanto spazio per tenere sia le edizioni che ho già, sia questa da collezione, era in realtà avercele poi tutte quante di Zaffon, perché sono uscite tutte per la Mondadori, tranne l'ultimo che è stato pubblicato postumo, ancora non è uscito in questa edizione. Avere tutte le edizioni di Zaffon. Così, quindi l'edizione Draghi da collezione, e dar via, comunque donare o regalare o vendere, non so, i libri singoli che io avevo comprato di Zaffon. Questo è il mio sogno, ma questo l'ho trovato anche questo sul Libraccio a un prezzo stracciatissimo, perché costano sui tra i 23 e i 25 euro. Io l'ho pagato 12 e qualcosa, quindi non potevo assolutamente non comprarlo. Cioè, un'occasione incredibile. Mi mancano gli altri. Mi mancano praticamente dall'ombra del vento in poi, per finire la tetralogia. Ce la farò prima o poi a comprarli, perché sono bellissimi. Hanno anche dei colori stupendi delle copertine. L'ombra del vento è più o meno di questa colorazione, un po' più sul blu, mentre gli altri sono uno sul viola, uno sul verde oliva, insomma. Sono volumi stupendi, sempre così, pagine invecchiate, copertina finta invecchiata, anche qua dietro, vedete, a parte questo schifosissimo adesivo di Libraccio che poi toglierò, che rovina tutto. Insomma, belli, da collezione. Bene, ho parlato pure troppo, Comunque siamo proprio diverse. Comunque siamo progressa, io vi assicuro che l'ho partorita, quindi mia figlia, mi ricordo benissimo della sensazione. Niente, ora ci attendono i compiti di geometria. Quindi Quindi, attendo. sì, la attendono. Quindi, niente, ci vediamo al prossimo video. Vi ripeto, non so quando riuscirò a fare un prossimo unboxing, però sicuramente cercherò di mantenere perlomeno un video alla settimana con aggiornamenti o magari libri. Perché mi guardi così? Ah, mi fa Non ti sto paura. guardando, normale. Magari con i libri più belli che ho letto, magari con la TBR, insomma, cercherò di mantenere vivo il canale nonostante avrò pochissimo, pochissimo tempo, ma ve lo prometto, non ve ne fregherà nulla, siamo in 151, quindi vabbè, niente, quindi vi raccomando, se non siete ancora iscritti, c'è la scritta sopra iscriviti e tu iscriviti. Magari suggerite anche l'iscrizione a qualcun altro, perché 150 non è molto triste come cosa. Io sono Ile Books, lei c'ha un nome assurdo su Instagram, Elix qualcosa. No. No.
No, quindi no, basta, finisce qui. No, 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 no. It's me, Elix. No, aspetta. It's punto mi punto trattino basso punto Elix. Giusto per non complicarsi la vita e fare come me che metto i e-books ovunque sia. Pure sulla carta d'identità tra un po' scriveranno i e-books. Vi lascio comunque sopra i nomi scritti per bene. Lasciate un like, un commento, ditemi se conoscete questi pochi libri, ma pochi ma Devo buoni. dire il mio preferito. Sì, mamma. Ti posso picchiare, quindi... Scegli che poi ti picchio. No, non è vero, mi piacciono tutti, non ce n'è uno che non mi piace. Scegli. Andavano bene tutti, avresti potuto dire qualsiasi libro che ero contenta, perché ovviamente mi piacciono tutti quanti. Niente, vi mandiamo un bacione, al prossimo video, ciao ciao!